per Verona Udinese, Sebastiano Franco. Udinese all'esordio in campionato, Elas che alla prima ha pareggiato sul campo con la Roma ma poi ha vinto come si sa per 3-0 a tavolino. Tecnici Juric e Gotti che vogliono scoprire le potenzialità delle due squadre, con i friulani che schierano De Paul in attesa di sapere se l'argentino sarà ancora bianconero dopo il 5 ottobre, giorno della fine del mercato. Nel Verona gli ex sono Faraoni e Barak, ceduto poche settimane fa proprio dall'Udinese. Elas privo di Empereur, Magnani, Davidovic e Danzi. Le formazioni Elas Verona con il 3-4-2-1, Silvestri in porta, Cetin, Gunter, Lovato in difesa, Faraoni, Tamese, Veloso e Di Marco a centrocampo con Baracca e Zaccagni alle spalle di Di Carmine. Risponde l'Udinese con il 3-5-2, Musso in porta, Becao, De Maio e Samir in difesa, Teravest, De Paul, Arslan, Koulibaly e Zighelar a centrocampo con Lasagna e Okaka in attacco. L'arbitro è Volpi di Arezzo, Cecconi e Robilotta gli assistenti, quarto uomo Rosso, Alvardi, Paolo e Bindoni. Ci sono 16 gradi a Verona, il cielo è coperto, c'è vento, ha piovuto poco fa, davvero giornata autunnale qui a Verona. Collaborazione tecnica a Renato, di Renato Masiero, linea allo studio. Settimo di gioco, attenzione Zaccagni, il tiro e il tiro di Zaccagni che sfila sulla destra di Musso dopo un errore di Arslan che si spiega ora con De Paul. La prima occasione di questa partita per l'Ellas e al settimo minuto sfiorato il vantaggio da parte della formazione di Juric. Rimane 0-0 il punteggio fra Elas Verona e Udinese. Siamo al settimo, linea allo studio. Di Marco il cross di sinistro in mezzo all'area, il colpo di testa di Cetin alto sopra la traversa, seconda conclusione verso la porta di Musso. La prima è stata di Zaccagni, pericolosa, un destro che è sfilato a lato di pochi centimetri della porta friulana e poi questo colpo di testa del difensore dell'Elas alto sopra la traversa. Ora Musso che va alla battuta con i piedi, corta per Becao, Becao che fa scorrere il pallone verso destra dove c'è Teraves, Teraves che cerca la profondità sulla linea di metà campo con Lasagna anticipato da Lovato, pallone riconquistato però dall'Udinese. Siamo all'altezza della metà campo con Koulibaly che prova a spingere, attenzione Lasagna, limite dell'area di rigore sinistro alto sopra la traversa e questa è davvero la prima occasione in favore dell'Udinese con Lasagna lanciato in contropiede, è entrato in area di rigore, ha calciato subito di sinistro però sinistro impreciso. Prima occasione per la formazione di Gotti, siamo al 13esimo, cross alto in mezzo all'area di rigore, salta di testa Di Marco, lo rimette in mezzo, c'è De Maio, attenzione il destro di Tamese, Tamese che sfiora il palo alla destra di Musso, la gran botta di Tamese che ha raccolto il pallone e non ci ha pensato due volte, ha battuto di destro andando di pochi centimetri a lato sulla destra della porta di Juan Musso. De Paul in mezzo, attenzione il colpo di testa di De Maio, pallone toccato sulla traversa, con il pallone che schizza sulla traversa, toccato esatto da Silvestri e allora ci sarà calcio d'angolo in favore dell'Udinese, poi il pugno di saluto fra Silvestri e De Maio, l'occasione davvero sul finire di questo primo tempo per l'Udinese con De Maio che ha colpito la traversa, pallone spizzicato con la mano da Silvestri. Torniamo a Verona Udinese. Elas Verona 0 Udinese 0, secondo minuto di gioco, attenzione il tiro di sinistro di Lasagna che sfiora il palo alla sinistra di Silvestri, un'altra occasione in favore dell'Udinese. Udinese pericolosa anche in questo inizio di secondo tempo, così come si è chiuso il primo tempo, ricordiamo il colpo di testa colpito con la traversa colpita da Becao, Verona in difficoltà. Verona Udinese 11esimo, Elas Verona 0 Udinese 0, Udinese che soffrisce di un corner dalla destra, lo batte De Poli, il colpo di testa di Baracca a liberare ancora Zighelar, attenzione il destro ribattuto dal muro difensivo del Verona con che poi rilancia nella metà campo avversaria dove non c'è nessuno, pallone controllato da Musso, proprio Musso poco fa protagonista di una gran parata, mano aperta sulla conclusione ravvicinata di Faraoni, l'occasione più importante che ha avuto il Verona nel corso di questa partita. Verona davvero che sembra trasformato in questo inizio di ripresa rispetto al primo tempo, davvero gioca molto meglio la formazione di Juric e si è creata questa palla davvero molto pericolosa con Faraoni, azione prolungata, il pallone è stato controllato in area di rigore da Faraoni, abbattuto di collo pieno di destro, gran parata di Musso, gran riflesso del portiere friulano, ancora Samir all'indietro per Musso che va in fallo laterale, ci sarà la rimessa in favore dell'Udinese, subito pronto a batterla Di Marco,
anzi no, è Veloso che batte corto per Barak, ancora Barak sulla corsia di destra, si libera, il cross di destro, pallone deviato, attenzione, il gol, vantaggio del Verona al 12° con Favilli sul cross di Barak, sporcato il pallone, è arrivato a Favilli che all'altezza dell'area piccola di destro ha battuto Musso, vantaggio dell'Hellas Verona, siamo al 13°, Hellas Verona 1 Udinese 0, linea a Cremona. Attenzione ancora l'Udinese con Okaka, ingresso in area di rigore, affrontato da Di Marco, Okaka va al cross e poi Lasagna che sbaglia il tocco da due passi di destro, cicca il pallone, davvero un'occasione importante questa per Gotti, per la squadra di Gotti, per raggiungere il pareggio. Lasagna però non è riuscito a controllare il pallone, a battere di destro nella porta avversaria. Ovian affrontato da Tamese, ancora all'indietro per Samir, su di lui c'è Favilli, tutto il Verona è dietro alla linea del pallone, Samir nella posizione di impostazione all'altezza della linea centrale del campo, Ovian sulla corsia di sinistra per Forestieri che cerca di giocare tra le linee a ridosso degli attaccanti, ancora Koulibaly all'indietro con Veloso, attenzione Nestorowski sinistro e poi il controllo di Okaka in mezzo all'area di rigore, attenzione ancora Lasagna, il tiro alto sopra la traversa, davvero l'occasione per il pareggio questa dell'Udinese con Lasagna che spara alto sopra la traversa dall'altezza del dischetto dell'area di rigore, si è in mezza girata l'attaccante dell'Udinese, ha calciato sopra la traversa della porta difesa da Silvestri, riparte l'Udinese con Samir, ancora Samir che cerca in questo ultimo minuto della partita l'azione offensiva per l'Udinese, De Paul affrontato da Colle, ancora De Paul si accende e poi va a destra da Teravest, lo scambio fra i due, De Paul il cross in mezzo all'area di rigore, morbido, cerca di saltare di testa Okaka e poi il sinistro di Nestorowski che finisce a lato, forse c'è stata una deviazione del giocatore del Verona, no così non è perché la rimessa dal fondo sarà di Silvestri che con tutta calma sistema il pallone a terra pronto alla battuta lunga, 3 minuti e 40 in questi, di questi 4 minuti di recupero, mancano 20 secondi, Juric chiede ai suoi di rimanere corti, compatti, soprattutto all'altezza della linea di metà campo, Silvestri va alla battuta lunga, salta di testa, Favilli pressato da Samir, su Favilli c'è il fallo e c'è anche il triplice fischio dell'arbitro Volpi, vince l'Hellas Verona sull'Udinese per 1-0, il gol partita è di Favilli al 13° della ripresa, linea allo studio. Allora, visto che è l'ultima partita, è l'unica partita di questo pomeriggio, Sebastiano, un tuo commento rapido su questa vittoria veronese contro l'Udinese, vai. Partita dai due volti, primo tempo giocato meglio sicuramente dall'Udinese che ha creato occasioni, ha colpito una traversa nei minuti di recupero del primo tempo con Beccao, poi all'inizio della ripresa c'è stata anche una nuova traversa su un colpo di testa di Samir, parte alta della traversa con il pallone che è uscito, e Verona però che subito nei minuti iniziali della ripresa è sembrata una squadra diversa, con più ritmo, ha sfiorato il vantaggio con Faraoni, gran parata di Musso e poi ha trovato il gol partita con Favilli al 13° sul cross dalla destra di Barak, toccato dallo stesso Faraoni con Favilli che ha controllato, è riuscito a battere sul tempo il diretto avversario Samir e a battere anche Musso, e quindi davvero molto importante questa vittoria da parte del Verona che sale in classifica, va a quota 6 punti, imbattuta la formazione di Juric. Studio. Allora, grazie Sebastiano Franco.